Una serata in allegria per dimenticare la brutta prova di Perugia e alla vigilia del doppio impegno ravvicinato di campionato con Varese e Livorno. Nella tradizionale cena di Natale c'è stato il brindisi che tutti sperano sia foriero di successi sportivi. Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani guarda avanti. Ma è un modo per salutare tutti quelli che ci stanno vicini durante l'anno, quindi niente di più, non è che ci sia da festeggiare un granché. Fino a questo momento. Mi auguro che da qui si possa ripartire per fare meglio, però voglio dire, niente di più che una serata insieme per farci gli auguri. Varese e Livorno, poi ci sarà la lunga sosta, ma soprattutto il mercato, diversi giocatori probabilmente lasceranno Pescara perché alcuni hanno deluso. Ma questa è una cosa che pensate voi, per me questa è una rosa ben costruita, a mio avviso c'è bisogno che questi ragazzi abbiano anche la possibilità di giocare. Purtroppo in questo primo scorcio di campionato non abbiamo avuto questa possibilità perché tra infortuni, tra gente che doveva rientrare, tra squalifiche varie e nazionali abbiamo sempre avuto tante defezioni. Speriamo che il 2015 ci faccia ripartire al completo e non ci crei problemi di questo tipo e poi vedremo il valore di questa rosa. Il tecnico Marco Baroni non si nasconde sapendo che contro Lombardi e Labronici non si potrà sbagliare. No, due partite importanti, fondamentali, perché in questo momento lo sappiamo, ci mancano dei punti e dobbiamo prenderli. Intanto partendo dalla prima partita che abbiamo in casa, che non sarà una partita facile, ma sicuramente noi siamo, credo, ci siamo anche un po' guardati negli occhi, no? Perché Perugia comunque, per come si era messa la partita, speravamo di non arrivare, no? In fondo con portar via un risultato comunque utile, ma al 90esimo, e adesso dobbiamo assolutamente ritrovare le energie fisiche e mentali e la determinazione per affrontare questo Varese, perché sono punti pesantissimi questi. Il dirigente sportivo Dino Zampacorta ha parlato di un Pescara da zona playoff. La squadra non è una squadra ammazza campionato, questo è poco ma sicuro, ma non è neanche una squadra ad avere 22 punti. Pescara merita di più, merita di stare perennemente tra i primi 8 in classifica, di fare i playoff, ma che così non faremo, questo è poco ma sicuro. Io spero che ci sia una scossa. Per me il presidente ha fatto bene, il presidente della società ha fatto bene a confermare Marco quando molti l'avrebbero già esonerato. Io credo che in tantissimi altri club l'avrebbero già esonerato, però noi veniamo da esperienze di esoneri di 2 anni di fila da Giovanni Stroppa in poi, che non è che hanno portato grossi risultati, voi lo sapete meglio di me. Io credo che tutti insieme si possono fare buone cose. Adesso io qua ho persone molto importanti che si stanno nascondendo, un direttore e tutto quanto, che stanno facendo un po' gli idioti, mi rubano gli arrosticini. Si mangiano gli arrosticini. Come posso dir di no a un direttore? Però vedi, sono persone talmente grasse che potrebbero non mangiare e fare a meno di mangiare.